Buongiorno a tutti, siamo lieti di essere qui presenti al Salone del Mobile con il tema l'Albania antica e contemporanea. Per noi è un vero onore poter parlare dello sviluppo recente dell'Albania in tutti i settori. In questo viaggio degli ultimi anni siamo riusciti a portare la pianificazione e l'architettura albanese a un livello internazionale, una visibilità internazionale. Partecipano ai progetti in Albania architetti e pianificatori di fama mondiale. Rimaneva ancora un tema da discutere e da approfondire: il design. Quale sede migliore di questa del Salone Internazionale del Mobile? Per cui ho l'onore oggi, con un panel veramente interessante di professionisti che hanno a cuore lo sviluppo e diciamo il raggiungimento dell'Albania di un livello di progresso differente, superiore, i quali parteciperanno con questa discussione. Vorrei passare la parola al gallerista molto noto Jean Blanchard. Siamo veramente felici di averla qui e di conoscerla finalmente. Sappiamo dei suoi viaggi in Albania, il rapporto che ha avuto con gli artisti e gli artigianati, l'artigiano locale. Già nei suoi viaggi e nelle mostre che lei ha avuto, può raccontarci delle potenzialità e vocazioni che vede nel nostro territorio e nel nostro patrimonio umano. Quindi vorremmo capire, vorremmo dare a lei la possibilità di vedere la visione del futuro o le potenzialità che il nostro paese ha in questo ambito. Grazie. Bene, grazie di avermi invitato. Mi sentite? Sì, la sentiamo. Ecco, io sono innamorato dell'Albania da 50 anni. Addirittura avevo provato a entrare abusivamente a 17 anni, ma poi niente, mi avevano bloccato. Ma nell'87, quindi quando c'era ancora il regime, c'era Ramiz Alia, con mia moglie e un gruppo e altri due amici, abbiamo trovato una strada per arrivare in Albania e abbiamo dovuto superare un esame, un'interrogazione di marxismo-leninismo al quartiere della Bovisa a Milano. Poi, mi sentite sempre? Sì. Bene. E poi mi raccomandarono, eravamo nell'87, di tagliare la barba perché non dava troppo nell'occhio. E niente, questo io però non lo feci e in effetti detti troppo nell'occhio. Però l'Albania allora era per noi che venivamo dall'Italia un posto antico, ma non abbiamo avuto proprio la possibilità di simpatizzare, di parlare con gli albanesi, perché eravamo sempre molto controllati. Vi posso descrivere però la sensazione nostra di grande amicizia e di passione proprio per il paese, per il cibo straordinario. Allora nei supermercati c'erano degli scaffali con dei barattoli di sughi e di marmellate, di qualsiasi cosa, fatte però dalle nonne, dalle madri albanesi che li portavano. Da Ancona siamo andati in Montenegro e poi in autobus per 16 giorni dappertutto. Appena arrivati ci hanno portato alla tomba di Enver Hoxha, che era la prima tappa di questo viaggio. Durante questo viaggio abbiamo anche giocato a calcio, a durazzo, con dei ragazzi albanesi, soltanto che a un certo punto
è arrivata la polizia e ha bloccato la partita. La sera c'erano dei concerti, dei canti con dei costumi tradizionali, naturalmente tutto era fatto per farci apparire tutto perfetto. Non, diciamo, Piazza Tirana la sera era vuota e si riempiva improvvisamente, che era vuota, si riempiva di migliaia di persone che davano la sensazione di che cosa dovevano essere le agorà anticamente, perché non c'erano automobili allora in Albania nell'87 e c'era un grande silenzio. Si sentiva questo rumore dei passi per strada che è un rumore che non ho più dimenticato e che credo che però non potrò più sentire. Così tante migliaia di passi, la gente si radunava e parlava. C'erano dei mestieri che erano per esempio mai visti. C'è uno dei mestieri più evidenti in strada era il saldatore di Moplen, cioè quando si rompeva un secchio, quando si rompeva un cesto di plastica, ebbene si andava in strada dove c'era questo saldatore con la fiamma che lo riparava perfettamente. Dopo siamo tornati, a me l'Albania era rimasta, poi cadde il regime, poi ci furono moltissimi albanesi che vennero in Italia. Io tornai spesso a Tirana per conto mio, così per il puro piacere di farlo, per il puro piacere di andare in Albania, mangiare all'albanese con i miei amici numerosi che ho lì. E poi un'ultima volta ci sono tornato per motivi professionali. Io ho curato una mostra che si è chiamata Homo Faber e dove è stato esposto il più grande artigianato, quello che si chiama craft masterpiece, cioè quando l'artigianato diventa un capolavoro. E sono andato in Albania e così girando in quel viaggio fummo aiutati, anche mi ricordo che ci dette una mano il vostro presidente Edi Rama, ci accolse e ci dette qualche dritta per andare, però soprattutto noi andavamo così e a Tirana mi sono imbattuto in Edla Memai che tesseva il filo d'oro come facevano anticamente in tempi omerici, comprava il filo d'oro in Giappone e ancora lavora a Tirana Edla Memai. E poi c'è stato l'incontro con la persona che ha più stupito fra le centinaia di artigiani esposti in questa mostra alla Fondazione Cini. C'è stato appunto Ghezim Idri, che è un vostro concittadino che sta fra Tirana e il lago di Ohrida e che prende dei sassi dal fiume ed è uno scultore straordinario. Poi al lago di Ohrida abbiamo conosciuto Lazi Ica, che è un signore di 92 anni, anche lui ha stupito il mondo con l'abilità della sua artigianeria. Adesso io vi chiedo scusa se finisco, se continuo a parlare io, perché la linea miracolosamente non è ancora caduta. Dovete sapere che in questi giorni è uscito per i tipi di Allemandi un libro a cura di Luciana Arbace e Daniele Ferrara. Allora, questo libro racconta che si intitola, ha un magnifico titolo, Il Rinascimento Danzante,
racconta il percorso di Michele Greco da Valona, il Rinascimento danzante. Leggetelo perché è il magnifico incontro fra la pittura albanese a cavallo fra il 400 e il 500 e la pittura italiana. All'arrivo dei turchi, Michele Greco da Valona se ne andò, sbarcò di fronte all'Adriatico e cominciò subito realizzando un bellissimo trittico. Aveva lui una capacità pittorica eccezionale, ma era portatore della tradizione bizantineggiante, albanese. Si chiama Rinascimento danzante perché si vede un'immagine dove il bambin Gesù vuole, come dire, svignarsela, perché essendo il bambino Gesù, essendo Gesù, sapeva quale sarebbe stato il suo futuro, e quindi questo è il gesto istintivo di un bambino. E voglio dire, i rapporti fra l'Italia e l'Albania sono, al di là di questo incontro fra due culture, sono direi naturali. Per me, e poi lascio la parola ad altri, essere stato in Albania, esserci tornato e tornarci, perché devo andarci di nuovo fra poco, è stata un'esperienza magnifica dove, al di là delle inevitabili negatività che ci sono in ogni parte del mondo, ho potuto scoprire una purezza antica e cristallina. Grazie Gian, con la tua descrizione ci hai fatto tornare indietro nel tempo, ai tempi della nostra infanzia, quando il rumore principale erano i passi. Ed è un'immagine molto bella e metaforica, come anche per quanto riguarda le potenzialità che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni di artigianati che riescono a portare la loro opera a un livello superiore d'opera d'arte, e soprattutto con l'ultimo spunto che non mancheremo a comprare prima di tornare indietro, del Rinascimento danzante. Rimaniamo in linea e poi magari anche alla fine del talk, se possiamo riconnetterci per un'ultima tua opinione. Nel frattempo vorrei presentarvi Armand Voxi. Armand Voxi è il preside della Facoltà di Architettura del Politecnico di Tirana, nonché il presidente dell'Ordine o dell'Associazione degli Architetti d'Albania. Armand inoltre ha studiato in Italia e ha approfondito il tema dell'architettura razionalista italiana in Albania. Abbiamo bellissimi esempi a Tirana, ma in tutte nei maggiori centri, nelle maggiori città. Per cui a te riserverei una domanda circa questo input e questa diciamo influenza, se l'abbiamo avuta durante gli anni 20-40 dell'architettura italiana in tutte le scale, da quella della pianificazione fino al dettaglio, ai mobili, e come viene risentita o se viene risentita anche oggi questo rapporto con l'Italia. Grazie mille, mi sento privilegiato di essere in questo palco molto importante, a Salone del Mobile, e di poter presentare l'Albania in questo istante. Prima di rispondere alla domanda, io vorrei dire che l'Albania è un paese mediterraneo che ha una storia particolare, quindi diciamo il modo di essere nei tempi nostri è una sommatoria di tante cose messe insieme che sono avvenute diciamo, durante la nostra storia recente e quella passata. Quindi possiamo dire che l'Albania, Tirana, è un meeting point, è un punto cruciale di incontri di culture, di ideologie, di religioni e di vie commerciali. Quindi diciamo che tutti questi passaggi hanno fatto alla fine, si sono sommati e hanno fatto quello che noi già siamo in questo tempo.
Quindi se facciamo almeno uno scanner di ultimi 100 anni, si possono vedere in modo molto netto i periodi che parte dal periodo ottomano, che ha durato fino agli anni 20, poi il periodo del re Zog e l'occupazione fascista, che in qualche modo si lega anche al discorso che Frida ha iniziato, la dittatura comunista, che in qualche modo ha deviato un percorso che era già iniziato nel tempo del re Zog, e il tempo del postcomunismo. Quindi diciamo che tutte queste fasce sono messe insieme e alla fine hanno prodotto un modo di essere che ormai si riflette anche in architettura, in design, in urbanistica, nel modo di vivere, nel modo di vestirsi. E in questo momento noi siamo alla ricerca di trovare o ritrovare una nuova identità che in qualche modo riflette il globalismo, ma riflette anche il nostro passato, che è abbastanza diverso da molti paesi che sono nei Balcani oppure diciamo in giro per il Mediterraneo. Quindi legando questa storia al design, perché ormai siamo al Salone del Design, e all'architettura, diciamo che durante l'Impero Ottomano ovviamente era un indirizzo verso l'Oriente, però avendo sempre una specificità, una autenticità nel modo di fare l'artigianato, vivere, fare le case e abitare in queste case. E volutamente negli anni 20 il re Zog, ma anche gli altri politici albanesi, hanno deciso di orientarsi verso l'Europa e soprattutto verso l'Italia. Quindi inizialmente negli anni 20 hanno cominciato a importare architetti che venivano dall'Italia, dall'Austria, e in qualche modo hanno mandato degli giovani da poter studiare in Italia oppure in Austria, in Germania, in Europa. Quindi coloro che sono poi tornati e hanno cominciato a produrre un'architettura che era ormai secondo lo spirito del tempo, ma soprattutto lo spirito italiano del tempo. Quindi diciamo comincia a essere un misto di un'architettura tradizionale, popolare, diciamo anche orientale, albanese, con quella che succedeva ormai negli anni 20 e 30 in Europa e diciamo anche in Italia. Quindi questo si riflette in architettura, in urbanistica, ma anche nel design. Quindi abbiamo bellissimi esempi di case arredate molto bene, anzi Tirana è un bellissimo esempio, perché Tirana è un prodotto di questi anni, anche se ha un passato un po' modesto, ma diciamo che tutto parte 100 anni fa attraverso questi cambiamenti bruschi che sono stati secondo la storia che in qualche modo ho raccontato. Quindi coloro che sono venuti a Tirana l'hanno sentito questo sapore, diciamo tra virgolette, anche italiano nella città, che si trasmette tramite le ville, palazzi oppure edifici pubblici di altissimo livello, che in qualche modo conservano dentro di sé anche un design che è particolare del momento, del tempo, che in qualche modo si sono state riprese dopo il comunismo, perché durante il comunismo in qualche modo si sono state messe da parte come un prodotto dell'estero, del capitalismo e diciamo dei occupatori fascisti, perché ormai legavano tutto alla storia della Seconda Guerra Mondiale. Quindi durante il comunismo ovviamente c'è stata una ricerca sull'uomo nuovo, che veniva legato anche alla parte architettonica e del design. Quindi in qualche modo l'ideologia comunista diceva che tutti gli uomini dovevano essere uguali, tutte le case dovevano essere uguali e i profitti dovevano essere uguali. Quindi in qualche modo anche la produzione del design era abbastanza modesto, perché ovviamente questo uomo non doveva godere diciamo privilegi rispetto agli altri. Quindi in qualche modo si è appiattito tutto il design e le case degli albanesi diciamo in 50 anni hanno avuto 3 o 4 modelli di mobili nelle loro case, oppure degli oggetti di design che venivano prodotte diciamo nelle aziende statali dello Stato comunista. Quindi dopo aver attraversato il comunismo, ormai ci troviamo nel 2021 in un momento molto felice, dove la crescita dell'economia è abbastanza forte,
E questo, con questo viene legato anche la parte del design, dell'architettura, dell'urbanistica, del modo di vivere, e ovviamente non poteva mancare, ci siamo riconnessi soprattutto all'Italia, perché ovviamente è il paese vicino, è il paese che ci è sempre stato vicino, e ovviamente ci siamo legati moltissimo ormai anche alla produzione degli oggetti di design italiano. Quindi ora parlo anche nel, diciamo, nella veste del preside della facoltà. Attraverso i rapporti che abbiamo con l'Italia abbiamo iniziato anche noi nella nostra facoltà un master in design, con il quale noi collaboriamo con le facoltà italiane, e ormai produciamo dei giovani studenti che ormai escono e sono professionisti, e in qualche modo nel loro percorso ormai ci guardano e vedono di poter arrivare, raggiungere il design mondiale o italiano del momento. Grazie Armand per questo escurso storico, per averci descritto l'Albania antica, storica e contemporanea. Infatti soprattutto l'ultimo passaggio, quello dei mobili realizzati in maniera uniforme o seriale durante il periodo del comunismo, ci porta un po' a riflettere come qualcosa accaduto nel passato può essere così contemporaneo. Erano mobili minimalisti, quasi con uno stile nordico, svedese, quindi ancora contemporanei. Quindi quando li troviamo nei negozi di antiquariato le guardiamo con fascino, come guardiamo con fascino i cataloghi che venivano prodotti per la produzione, tutti simili, tutti ci ritroviamo, li abbiamo avuti nella nostra memoria, e così contemporanei. Quindi grazie per questo spunto. Ora vorrei passare la parola a un caro collega, Ioni Babocci, che è collegato con noi. Con Ioni volevo passare a un'altra scala, questo salve, questo talk. Abbiamo parlato un po' della storia, un po' dell'artigianato. Per quanto riguarda la tua esperienza come ex direttore generale dell'urbanistica del comune di Tirana, avete lavorato attivamente insieme a Stefano Boeri per quanto riguarda il piano Tirana 2030-030. Come avete, se avete esplorato, se parte degli strumenti del piano, lo sviluppo del territorio anche attraverso il design, se il design è un mezzo o un obiettivo da raggiungere, e come avete pensato a una Tirana nel 2030? Può essere una capitale del design? Well, I think that it's a very, very interesting topic to discuss. I think it all revolves around this idea of design being very authoritarian. The designer knows best, right? It's a very centralized way of making. And I think it's fairly easy in product. Maybe it becomes, because of course, if you're designing a phone, you know, every individual is free to choose the phone that he wants to buy. If you're designing a furniture, you have to share it among your family, but it's, again, it's a few interests competing. And then as you move to architecture, and then even more planning, it becomes progressively more difficult to find a design which fits and which sort of makes everyone happy. And therefore the role of the designer necessarily needs to change from the guy that knows best and can design a product or an artwork or a facade for you. It has to change to the guy who is able to, or the girl who is able to combine things best and to sort of be able to negotiate all these different interests. Because, I mean, as people say in Italy, tutti gusti sono giusti. And so the more you move to a level where you have to force something on people, and I think that's most obvious in cities, the more you have to change the role of the designer. With Adelina, we used to talk a lot about co-designing and research by design, this interesting new approaches at design almost a decade ago, and how can we change the role of people as designers. But the more I worked with Stefano, with his team, with you, with all the people who were able to transform Tirana in the past 5 or 6 years, I think the more I realized that
we need less designers and we need more proactive citizens. And what comes to mind is what Dan Shard said just a little bit ago, when at 17, he decided to proactively come and visit Albania. So I think that's what we need in Tirana and all over the world to really try and change that Tirana of 2030. The world has moved from the nation state to local government, from traditional media, centralized, you know, one voice, to social media. And I think that this illustrates the big power that small, intransigent minorities can have in changing the face of the city. And it also changes a lot our role as public officials, as architects, as designers in this process. One thing I keep thinking about is, for example, in design, a lot of innovation is happening in crowdfunding. For example, Kickstarter allows you as a designer to just come up with an idea and then see how many people buy in and are willing to pay for your idea before you even finish the product. We haven't seen that approach to cities. We haven't seen that similar approach to, you know, of course, we do acupuncture, we do urban design, we do interventions in cities as governments. We still haven't arrived at a decentralized moment where it's the citizens who are actually trying to push forward these ideas, who are trying to push forward a certain design. And I think that is sort of something that we can really help in really helping Tirana become and innovate faster than other cities. I mean, we are at that sort of, again, as we always say, at the border between West and East, between, you know, the developed world and the developing world, between communism before and sort of the Western world. So I think we've always been at these barriers, and I think it's at these boundaries where we can actually experiment a bit more. A few hours from now, I think that Bjarke Ingels is going to speak. And one of the things I'm sure that he will mention is this new idea that he and some people from Silicon Valley are having about charter cities. So designing new cities from the beginning in the middle of nowhere, which basically can have all the right design, all the right sort of ideas, all the right policies, and then they can become the new centers where interesting people will want to move in 2030. And I think that that is going to be our competition. It sounds very centralized. It sounds a bit like product design on cities. So I don't know if it will work, but I'm sure that's the competition that cities all around the world will have. And that's why I think we have to innovate and we have to sort of move a bit faster now, change the way we think about design, a bit like what we did with the plan. So we never designed the plan. We set a lot of frameworks, a lot of boundaries, some of them flexible, some of them not. And people then had to navigate, designers, architects had to navigate this path and find the path that worked best for them. We didn't sort of did something which was too stringent, but at the same time, it wasn't really, really free for all and really, really abstract. So it was something in between. And I think that the secret to the cities of 2030, to the Tirana of 2030, is exactly in finding the right balance between how much are we able to decentralize, how much are we able to devolve power and devolve the ability to design to citizens? But at the same time, how can we use networks? How can we connect these decentralized ideas together? So when you think about, for example, acupuncture and sort of pilot projects, we have done a lot of them in Tirana. I think the next layer is how do we connect them together? How can we make them learn from one another? How can we make communities own them and then sort of together design the next stage and the next level in urban design and in city design. Thank you, Yoni. It's a very interesting this point of view. Okay, dovrei parlare in italiano.
Ho continuato in inglese. Comunque è molto interessante il tuo punto di vista e la visione che ci apri. È la sfida del dover in qualche modo creare un'armonia tra quello che è la legge, le cornici che ci si impone, la creatività e la flessibilità di tutto questo. È realmente una sfida che sicuramente le istituzioni o comunque i pianificatori a scala urbana e territoriale hanno sicuramente. Proprio collegandomi con questo, mi vorrei rivolgere ad Elina Grezza, direttrice dell'Agenzia Nazionale per la Pianificazione del Territorio, l'agenzia la quale negli ultimi 4 anni ha approvato 55 piani regolatori per quasi la totalità del territorio albanese, rimangono altri in processo, ma è un processo quasi unico, anche questo che appartiene a un'altra epoca in cui si riesce in un tempo così breve a pianificare l'intero territorio nazionale, quindi pieno di sfide nelle quali sicuramente anche voi e noi tutti i piani regolatori che poi sono stati prodotti da studi in collaborazione con studi locali internazionali avranno affrontato sicuramente il tema del design, il design a tutte le scale, come diceva anche Loni, il design anche dal punto di vista del cittadino, non solo dal punto di vista del pianificatore. Grazie. Hello everyone. Thank you, Frida, for organizing this event together with Stefano Boeri's team and for putting Albania on the map of this very important design event that is happening here. Well, as Joni mentioned as well, this planning process has been very interesting in Albania recently, and we have been learning also from our past, but also from the mistakes of the others. And the process has been focused on making the plans working instruments in progress, not as fixed land use instruments that never change. Not an authoritarian, let's say, document, but more a design guideline. And when it comes, let's say, to the topic of how to connect that planning process to the design, what comes to my mind is this idea of clustering. So during our planning process, we have been tracking what has somehow informally been happening in the Albanian territory. Maybe some of you know that Albania for almost 15 years or maybe 20 has been developed in an informal way, so without any rules. Anyone could do anything as they saw fit. But this is not totally wrong. In most cases, what happened or what we saw happening was also something smart. So when it comes to this industrial part, we saw clustering in the territory. Many, let's say, small industries or manufacturers, they started to cluster individually. So they found their businesses were founded where previously there was a kind of industry, a kind of, let's say, information and expertise coming from before 90s. And they were also trying, they were clustering in a way that businesses that were in, let's say, that could collaborate together to make things happen better were coming next to another. And in the planning process or during this planning process, we tracked down this kind of smartness and we emphasized it. So in our plans today, we have these, let's say, areas where these clusters could be progressed. And what we should aim, and I see, or I'm talking at this point as a kind of a reflection as an architect, but also from my position. So we should be more focused now on how to, let's say, progress these clusters or how to connect these happening industries with the academia and with the businesses. And why not with businesses outside Albania? So what we have in Albania today is a lot of expertise in tailor-made designs or furnitures, but we don't have industry that will mass produce these furnitures. And what you have in Italy, or what Italy has, for example, is this industry. And so what could happen if these two countries could collaborate?
We have a lot of ex-industrial sites that are almost non-functioning today. And surrounding these ex-industrial sites, there is a lot of expertise that could be put at use for, let's say, building better things or producing more value. And I see this talk or this event today as a kind of seed to connect Italy and Albania in a different way. We have this tradition, Armand explained it a little bit, starting from 20s, of Italian influence in design and architecture. Albanians had been influenced by Italian television for almost 20 years, 40 years maybe. And in the last 20 or 30 years, Albanian have lived in Italy and has brought a lot of Italian culture to Albania. So, yeah, I think that the next step would be to think more on terms of, let's say, industry. So how we can collaborate more and to put the Albanian potential at a different, let's say, level, at a different stage. Thank you. Grazie, Adelina. Anche la parte che hai toccato per quanto riguarda il grande melting pot che abbiamo tra le due culture, qui abbiamo questo mare Adriatico, come raccontava Jean, che ci divide ma allo stesso tempo ci unisce, e soprattutto in un tempo come quello attuale, il contemporaneo, dove le barriere non ci sono più, lo scambio culturale continua a essere ogni giorno molto permeabile tra le due nazioni, ma allo stesso tempo lo scambio artistico è quello che avviene, e che magari un panel come il nostro potrebbe, artistico e architettonico, potrebbe avvenire magari con un supporto ulteriore. Per cui vorrei connettermi nuovamente con Jean, ma non c'è, ok? Per capire, avrei voluto capire con lui se avessimo potuto svolgere o comunque creare una nuova mostra in Albania, portando artigiani italiani o anche in coppia con quelli albanesi, ma poi avremo modo di parlarne in seguito. Quindi vorrei chiudere e dare la possibilità al sindaco di Tirana di fare un saluto e di chiedere come possiamo procedere sul design, quali progetti abbiamo per quanto riguarda la capitale Tirana dell'Albania. Ludvia, tu. Lo faccio in inglese o in italiano? Italiano, lingua franca? English? English? We take a vote? Ok. Ok, italiano? English? Faccio un po' di due. So it was fantastic for once and for a change to sit here and not be there, and to actually allow the people who actually get stuff done and deliver for our cities. So thank you very much. Great presentations. But there were a couple of things I was thinking, and I will translate in Italian in tra poco. Two things. The biggest event of the last month or this year was Afghanistan, right? Do you all agree? And one of the biggest events in Italy is Salone del Mobile. And I think this is the biggest contrast between what Joseph Nye used to call hard power and soft power. And the question forever has been, do you influence people more with guns and ships and bulletproof vehicles and armored vehicles, carriers? Or do you influence more civilization through art and design and fashion and food and music? I don't think we have a definitive answer. But clearly, a lot of interventions on hardware alone and the hard power eventually have given up and maybe failed. But I think the pull, the magnetic pull of the soft power, the power of design, the power of fashion, the power of music, the power of literature, the power of culture. So if maybe the United States or China or Russia are big hard powers of today's civilization, you could definitely say that Italy is definitely the number one soft power of our civilization. And I think a lot of the stories and this pool, I remember we were growing up and we were using sardine cans
to catch Raidu and Raitre. I grew up thinking Beautiful and Dynasty were actually Italian soap operas rather than American. But it goes to show that in the long run, at least the evidence out there is soft power eventually is the best strategy. And I think you can change the world, you can change civilization. I was proud to work with not only this team and Yoni, but Stefano Boeri and his team from Italy to use this opportunity to redesign Tirana now for the next century. The second point I wanted to make, you know, we are, all of you, except for us on the stage, are using a mask. So it's a clear sign, it's a clear insignia that we are in a war. We are in a battle with this invisible enemy called the virus. And in Albania, right before the virus, we had two terrible earthquakes. And with Stefano Boeri and Marco Casamonti, we're designing two neighborhoods of these earthquake-affected areas. And it reminds me of this Chinese word for catastrophe. It has two brushstrokes. One means danger. The other brushstroke means opportunity. Opportunity. In every danger situation, in every catastrophe, in every disaster, lies an opportunity to do things maybe a bit better, maybe a bit different, maybe a bit more inclusive. So we are using this danger of the earthquake also as an opportunity. How to design a 15-minute city? How to not be so car dependent? I remember I grew up in Tirana, in the city that I now love leading. There were 170 cars, 170, when Jean-Luc was visiting. And I remember when a truck would go through our neighborhood, all the boys would be running to catch a little free ride in the back of the truck. And then communism collapsed. So for people who left the country, coming to Italy, we just had with the prime minister in the south, in Bari, in Otranto, the commemorations of Nave Vlora, La Nave Dolce, come si chiama in italiano, and the hospitality from the Italians. But after these people got settled in Italy, when they came back to Tirana and Albania, they wanted to show a status symbol, a trophy, to prove to their neighbors that they made it in capitalism. And the trophy was the automobile, was the car. And ever since, we've had this love affair with the automobile. And sometimes mayors are forgetting the ultimate questions. Why are we building cities? Are we building cities for cars? Are we building cities for people? So this disaster is also an opportunity. COVID, the earthquakes, to rethink. Why do we do the jobs that we do? Why do we design? Do we design just to be in the salon, or do we design for people to enhance their life and to enhance their experiences? So I hope no one has a disaster. But when they come, there are also great opportunities. And I think in Tirana, we've learned how to use that as an opportunity. I woke up one day and I saw both the New York Times and the Washington Post had in the cover of the daily newspaper this cabin that was designed by our team in Tirana for disinfecting people before they went to the market and just having some basic hygiene before we even knew what COVID was really all about. Design comes from the unusual places, the unusual circumstances, but it's ultimately an opportunity that sometimes derives from a disaster to make things a bit better. I love this panel. Thank you so much. Grazie a tutti. Spero che avete avuto il traduzione. Grazie, così non mi ripeto. Non vedo l'ora di sentire gli altri. Credo che Bjarke Ingels, che è il disegnatore del nostro nuovo teatro, che è stato anche un affare politico, un casino, un dibattito molto grande, sarà nel prossimo, un po' più tardi, alle 5. Così sentite di Tirana, dell'Albania, anche in avanti. Grazie a voi. E grazie a tutti e grazie a voi per l'opportunità. Siamo veramente felici di aver avuto questo momento per poter parlare dell'Albania e spero di venire l'anno prossimo magari con un progetto o con qualche seme piantato oggi che possiamo durante quest'anno portare avanti. Grazie. Allora...
Jean ci manda un messaggio, dice molto, è stato molto interessante, ma ora la linea è caduta nuovamente. Saluto tutti i partecipanti. A proposito di design, a mio giudizio l'Albania è già protagonista di un ruolo nuovo, perché come per l'insigne pittore rinascimentale Michele Greco da Valona, guarda all'Occidente con curiosità, ma ha nel DNA orientale che può portare solo cose buone, e mi chiede di comunicarlo. Quindi grazie Jean.